Ciao amici di Tarieto Games, di nuovo buonasera, buona domenica. E oggi è il mio compleanno. Nella descrizione qui sotto, all'inizio, c'è una riga dove c'è scritto fai i tuoi acquisti su Amazon passando per il link affiliazione. Ecco, se volete fare un regalo, fatevelo a voi un regalo. Vi comprate qualsiasi cosa su Amazon e in questa maniera io ho un piccolo ritorno dall'affiliazione. Quindi facendo il regalo a voi, me lo fate a me. Mi sembra carina come cosa. Vedete voi, vedete voi. Allora, sì, va bene. Mettiamo Leao qua e mettiamo Mbappé e togliamo Salah. Scholes dentro, assolutamente dentro, ma centrocampista. Chala no, Mané no. Va bene così, avversario 2797 3-4-3. Va bene, andiamo un po' a affrontare questo avversario e vediamo che succede. Ieri con sforzo sono riuscito a mantenere l'imbattibilità ancora in eFootball 2024. Vediamo che succede stasera. Vediamo se ce la Ben facciamo ritrovati amici a telespettatori, è concludere un la piacere avervi settimana con noi. imbattuti. Come potete vedere dalle Welcome to immagini, dopo today's gli ultimi match. controlli in campo da parte del direttore di gara e dei suoi assistenti di linea, finalmente ci siamo. Gli spalti sono gremiti, i cori vanno avanti già da un po'. Ci attendono 90 minuti all'insegna dello spettacolo e del divertimento e forse anche un po' della sofferenza, nel caso sia dei tifosi delle squadre in campo oggi. Questa sì che è musica, amici. I tifosi non smettono di cantare un attimo ed è davvero emozionante essere qui. Si respirano passione e appartenenza. Bello. Speriamo di vederle anche in campo. Ah, troppo L'arbitro ha già lungo. dato il via alle danze. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. Rice cerca la fondo sulla sinistra. La difesa spezza questa azione personale molto pericolosa. Gliela restituisce Lisa Razou si è mosso bene, ma non è riuscito a sfruttare questa occasione. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Recuperano immediatamente. Parata di Donnarumma, grande parata dell'estremo difensore. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano, forse nemmeno i suoi compagni. C'è tiro. Parata di Donnarumma. Continua l'azione, la riconquista. Ed ecco che viene servito sulla fascia. Cerca il tiro. Palla pronta per il secondo calcio d'angolo. Conducono in questa statistica sugli avversari ancora zero. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Iniesta! Parata di Donnarumma! Palla che supera la linea laterale sarà rimessa. Scatta verso il pallone. È buona, si gioca e passa. Traversone basso, passa il pallone però ma può tentare la Eh conclusione. sì. E c'è il gol dell'Italia. E segnano il primo gol dell'incontro. La difesa era distante, ha potuto insaccare con tutta la calma del mondo. Ecco cosa succede a lasciare spazio a un giocatore delle sue caratteristiche. La difesa poteva marcarlo molto, molto meglio. E il risultato si sblocca, 1-0. Ha segnato un giocatore spesso presente all'appuntamento con il gol. Sulla fascia, è libero. Chiesa. La partita è ancora in bilico, un solo gol divide le due squadre. E così siamo evidentemente sull'1-0. Questi sono i duelli che ci fanno amare il calcio. Botta e risposta tra bella iniziativa offensiva e la giusta contromisura. Intanto
intercetta il pallone e ferma un'azione che rischiava di diventare pericolosa. Intervento difensivo molto solido qui, non si sono fatti superare dal suo estero. Cerca il passaggio ma non trova la precisione. Iniesta. C'è un compagno largo, pronto a ricevere. Nello spazio per Del Piero. Ottima prestazione difensiva che risponde a un'iniziativa. No, perché non l'hai data a Mbappé? Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Ecco Mbappé, cerca il movimento dei suoi in profondità. Iniesta. Provano a partire in velocità. La gioca a sinistra. Il guardalinee alza la bandierina. Sarà rimessa con le mani. No. Ora Del Piero. Rubare palloni così non è mai un caso. Vede lo scatto e cerca la profondità. Iniesta, una bella giocata nello spazio. La fanno girare con passaggi brevi e precisi. Bravo Kim, sempre uno di noi. Del Piero. Palla in avanti verso il compagno. La palla viene rigiocata verso l'interno. Prova a darla profonda nello spazio. Bello. C'è l'opportunità per il contropiede. Rafael Leao. Errore qui, pallone sprecato. Alaba. Cerca il passaggio ma non trova la precisione. Chiesa. Alexander Arnold. Pallone interessante, in verticale. Supera il diretto avversario. Grande occasione. Primo tempo che finisce qui. Le squadre va bene. Gli spogliatoi dopo i primi 45 minuti che ci hanno regalato una sola rete messa a segno. Ma anche, devo dire, tante emozioni e spunti di conversazione. 1-0 il risultato. Si riprende tra non molto. La squadra sta giocando bene. C'è un ottimo movimento senza palla. I passaggi sono precisi e nessuno ha paura di tentare l'azione personale. Un solo gol divide le due squadre al duplice fischio dell'arbitro che manda le squadre negli spogliatoi con stati d'animo contrastanti. Considerato il margine risicato, ci attendono altri 45 minuti di vivaci. Inizia adesso il secondo tempo. Un solo gol di differenza sta decidendo il match finora. Passa il pallone però male. C'è Messi, ci prova con un pallone profondo. Prova a superare la difesa con un filtrante. No. Intervento fondamentale. Sulla destra. Del Piero. C'è Messi. Sospiro di sollievo sugli spalti e sono sicuro anche in panchina. Sono riusciti a fermare un'azione decisamente pericolosa. Ha approfittato di un momento di incertezza degli avversari ed è entrato deciso. Era l'unico modo per evitare di subire gol. Vai Lorenzo, vai. Sceglie di andare per vie verticali. Anticipa la traiettoria del pallone, scampato pericoloso. No, perché? Del Piero. Sergio Ramos prova a darla profonda nello spazio. Traversone in arrivo. E non servono parole per fargli capire che non si passa. Gioca una palla lunga, passaggio splendido, chance per tirare, palla in fondo alla rete. Vantaggio che comincia a essere molto comodo ora. E nonostante la pressione della difesa non ha perso la calma e ha messo la palla in rete. Ben giocato, si è sbarazzato delle attenzioni indesiderate dei difensori e non si è fatto intimidire dal pressing. Gol meritato.
due gol di vantaggio e partita in discesa. Hanno la partita in mano, non c'è dubbio. Possono gestire il risultato e far scorrere il tempo. Ecco, parata di Donnarumma. Scholes. Qui può partire il contropiede. Intercetta il pallone, ben fatto. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Lizarazu. Apertura di gioco sul fronte opposto. Messi vuole la palla. Mbappé cerca il movimento dei suoi in profondità. Il tentativo di palla filtrante non arriva a destinazione. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Del Piero ci prova con un pallone profondo. Gli attaccanti non tornano ad aiutare la difesa e mi sembra che sia una scelta voluta, non un caso. Sì, penso anch'io che sia così. Le squadre che cercano di sfruttare al massimo il contropiede tendono a fare così. Hanno bisogno di uomini freschi là davanti, pronti a smarcarsi e a ricevere il passaggio per andare in porta. Vede lo scatto e cerca la profondità. Palla riconquistata immediatamente. Una bella giocata nello spazio. Nello spazio per Del Piero. Ha letto bene l'azione, ottimo intervento. Del Piero sul pallone. La gioca in profondità. Chiesa. Tocco morbido. C'è l'opportunità per il contropiede. L'avversario ha la meglio nel corpo a corpo. Niente di fatto, azione interrotta. Palla a Federico Chiesa. Cercano un'azione veloce, prova a superare la difesa con un filtrante. Non impensierisce la difesa. Chiesa. Opportunità di ripartire. Ora Del Piero. Ottima giocata difensiva. Errore qui, pallone sprecato. Ecco un'occasione di contropiede. Prova la verticalizzazione. Se ne va. Attenzione, può avanzare. Occhio al tiro. Eccola la rete. Vantaggio di 3 reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Una rete che si è costruito tutto da solo. Che iniziativa, che senso del gol. Che gol, Fabio. È rimasto lucido anche dopo gli sforzi profusi per liberarsi dagli avversari. Sempre lui, ancora una volta, doppietta. E vabbè, prolunghiamo un po' la durata del video. Fatto la sostituzione. L'allenatore decide di ricorrere alla panchina, cambio per loro. Tre gol e dai, partita in cassaforte. Questo è nuovo, almeno, finalmente. Di nuovo in possesso, ora possono riprovarci. Ci prova con un pallone profondo. Supera il diretto avversario. Attenzione al tiro. Bel rete. Siamo spettatori di una gran goleada. Non sembrano saziarsi. Passo agile e inarrestabile. Tempismo perfetto e conclusione. Finisce così. Non c'è più tempo. Va bene, dai. Abbiamo mantenuto l'imbattibilità. Caratteristiche giuste. Intensità, qualità offensiva. Bene, 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 ragazzi. Bene, bene, bene. E dai ragazzi, allora io mi auguro da solo buon compleanno, vi do appuntamento a domani mattina con le novità che abbiamo anticipato ieri mattina, l'anteprima di Football Hub. Buona serata e buona domenica. Ciao!